Questi giorni abbiamo approvato due nuovi piani asfalti per un valore complessivo di 2.250.000 euro che si aggiungono ai 5.500.000 euro precedentemente stanziati. È questa la volontà vera dell'amministrazione, quello di andare a sanare tutto quello che è un po' la situazione su strada che in diversi tratti della città, ahimè, è in degrado, e capiamo bene quello che significa poi percorrerle in uno stato che a volte porta disagio. Proprio in queste ore si sta rifacendo quella che è l'asfaltatura di via Condotti. Gli scorsi giorni abbiamo fatto via Cuoco, via Giannone, via Domenichino nella parte alta, e da lunedì partiranno anche le asfaltature nella strada di Monte Schiantello, quella di Vago Colle. Contemporaneamente a questo sono anche in corso le asfaltature in seguito alle manomissioni fatte per l'acquedotto, per la rete dell'acquedotto su tutta la zona di Sant'Andrea. Siamo partiti proprio in questi giorni da via Sant'Anna, ma seguiranno via del Colle, strada comunale Montepitocchio, strada comunale Falciraga, strada comunale Fornaciotti, strada comunale Madonna degli Angeli e la vicinale del Gualdo. A metà maggio partiremo anche con dei ripristini in viale Primo Maggio e in viale Romagna, e successivamente anche con via Giusti, piazza del Popolo tutto l'anello, via Dante Alighieri, via Gentile da Fabriano, via Roma il tratto che va da Barbadioli alla caserma dei Vigili del Fuoco, via Vampa, e da lì partiremo su tutta la zona industriale, quindi via Einaudi, e il tratto di via Einaudi quello che va dal parcheggio del centro commerciale sino alla zona del distributore, ma anche quello che è in ingresso alla zona del Brico, comprensiva dei parcheggi. Oltre questo andremo in via Meda, via Mariotti, piazzale Bonci, che sono in questi giorni proprio interessati da lavori dei marciapiedi, della pista ciclabile, del rifacimento completo dell'asfalto, via dello Squero, poi interverremo sempre sul mare, sulla zona Lido, dando un'importantissima risposta in quel comparto, via dello Squero, via Largo Bertini e Gramolini, piazzale Calafati, vicoli di via Cesare Simonetti. All'interno invece del vicolo Gugul faremo una pavimentazione proprio dedicata, appropriata per quello che è un luogo un po' sacro della nostra zona mare. Via Franceschini, via Le Trieste, Enel dovrà fare delle manomissioni per cui l'asfaltatura slitta di qualche periodo. Poi faremo una pavimentazione prima dell'estate particolare anche sulla zona del Lido Molo Arzilla. E da lì partiremo invece con i nuovi piani che riguardano via Fossa Sant'Orso, viale Trento, via Elio Petri, via Fratelli Lumière, via Divisioni Carpazzi, via Girolamo Soncino, dalla Traversa dei Civici dall'1 al 34, questo riguarda la zona di Sant'Orso. Poi passiamo a strada comunale di Mezzo di Tombaccia, via Giuseppe Tognolo, quindi nella rotatoria, diciamo, della Saipa, in quel tratto che era mancante, la strada comunale Petruccia, la strada comunale del Boschetto, via Fossa Sant'Orso, tutta, quindi tutto il tratto. E un'importante risposta la daremo anche nella zona della Trave, via Liguria, via Lazio, via Dolomiti, via Tagliamento, la strada comunale Ponte Alto, che è l'ultimo tratto che non era asfaltato, quello che va dalla strada dei Forestieri sino al sottopasso dell'Hotel Playa, via Giovanni Loreti, via Pizzetti, via Nicolò Pellipario, via Luca della Robbia, via Nicolò D'Alfano, via del Domenichino, la parte bassa, via del Guercino, via Girolamo da Fano, un tratto, e un altro tratto di via Persiutti, via Reni, via Goito. Poi faremo due interventi importanti, uno del collegamento all'interno del circuito Marconi, un anello per favorire appunto il pattinaggio all'interno, e un attraversamento pavimentato, quindi per mettere in sicurezza quello che è la zona di via Monfalcone, quindi di Centinarola davanti alla chiesa. A settembre partiremo con l'asfaltatura del parcheggio dello Sport Park e anche di vie che sono state interessate in questi mesi da lavori, da manomissioni per l'acquedotto, via Villa Uscenti, via Cingoli, via Visso, via Tolentino, via Osimo, via Numana, via Sirolo, via Arcevia e via Sarnano. Ci tengo tantissimo a ringraziare veramente i tecnici che stanno facendo un lavoro straordinario all'interno della struttura. Siamo già in movimento per stanziare un ultimo piano e dare risposte significative anche in alcuni tratti della periferia che ci sono stati segnalati.